In questo canale ci occupiamo di yoga e di reinterpretare il messaggio di Gesù dei Vangeli. Ecco, non facciamo questo perché ci riteniamo delle persone speciali che abbiamo chissà che cosa da aggiungere ai fiumi di inchiostro che sono stati scritti su questo argomento, ma perché ci siamo ritrovati in una situazione un po' particolare. Ecco, vediamo di riassumere la storia. Nel 92 è stata pubblicata una raccolta di testi antichi da un'associazione che la deteneva segretamente, chiamata Bibbia di Colbrin. Ecco, è successo che questa collezione di testi antichi è stata assolutamente ignorata dalla comunità degli storici, dei letterati. Perché? Perché si ritiene che un documento che non ha fonti, cioè non ci sono i documenti antichi, papiri e quant'altro, diciamo abbia una scarsa validità e quindi non vale la pena occuparsene. E invece noi, andando a sbirciare, ci siamo reso conto che questa collezione raccontava delle cose veramente importanti. Parlava di un misterioso asteroide chiamato Distruttore, che è unito a quanto raccontano i testi di Platone, il dialogo di Timea e Crizia, e a quanto racconta la Bibbia, più altri testi in giro per il mondo, dà un'idea molto precisa di che cos'è questa, fine del mondo, quella che viene chiamata fine del mondo, che sarebbe il passaggio di questo periodico, di questo corpo celeste, che sarebbe, secondo noi, manovrato da extraterrestri. Quindi diciamo che questo ci ha portato a entrare anche nel campo degli studiosi della teoria degli antichi astronauti, e anche qui abbiamo trovato una forma di un rifiuto a occuparsi di questo argomento, perché pare che sia un argomento che provoca spavento nelle persone e quindi è meglio non occuparsene, perché sennò si perderebbero dei seguaci, forse, non so, ci sono vari motivi per cui i ricercatori di questo settore non se ne occupano. E noi invece pensiamo che sapere come stanno le cose sia una cosa utile, e quindi abbiamo creato questo canale in cui, con questi dati aggiuntivi, visitiamo queste materie con un punto di vista, con maggiori informazioni. Quindi, ma tenuto conto che queste ricerche applicate alla Bibbia portano a delle conclusioni che hanno una forte interferenza col mondo delle religioni, per esempio il fatto che il Dio di Abramo, Yahweh, in realtà era uno di questi astronauti, e quindi porta a delle rivoluzioni nel mondo dei Vangeli, per esempio, o dell'interpretazione del messaggio cristiano. Allo stesso tempo, qui presentiamo una linea di video che premettiamo sempre con Vimanika Shastra, in cui evidenziamo che nel mondo, nello yoga, salta fuori un qualcosa che veramente somiglia a un manuale di astronautica. Quindi intorno a questo punto di vista dello yoga costruiamo, proponiamo dei dati più che altro e delle interpretazioni. Quindi ci ritroviamo a doverci occupare di queste cose, perché a quanto pare il mondo della ricerca sta ignorando. E non ultimo, però, queste ricerche ci hanno portati a focalizzare che questi extraterrestri che colonizzano la Terra avrebbero messo a punto un sistema per il controllo mentale dell'uomo. Quindi anche questa cosa influisce pesantemente sulle religioni, perché le religioni sarebbero coinvolte in questi meccanismi, sia dal punto di soprattutto dal punto di vista di proporre delle soluzioni di come immunizzarsi da queste influenze mentali. Abbiamo proposto vari video in questa playlist che potete visualizzare. Però giustamente va di moda dare le proprie referenze, come voi avete delle conoscenze, dei titoli per occuparvi di questa materia, e che anche se ci ritroviamo
Abbiamo dei titoli, per esempio, uno degli argomenti centrali di questo canale è la presentazione di reverse engineering e di osservazione su YouTube, quindi reverse engineering dei testi biblici e non solo dei testi biblici, e quindi di questo mi occupo in particolare io, che sono laureato al Politecnico Torino in ingegneria elettronica, e mi sono occupato di impiantistica e risparmio energetico per molti anni. Ma diciamo anche, avuto delle formazioni nel campo della neurologia dal punto di vista delle apparecchiature neurologiche. Poi ho avuto l'occasione di fare anche un corso di specializzazione in meditazione finalizzata alla cura delle malattie tramite delle forme di meditazione. Anche Tatiana, diciamo che ha dei titoli per occuparsi di questi argomenti, in quanto oltre ad essere laureata in giurisprudenza, ha fatto un corso di formazione come insegnante di yoga, e quindi c'è il sito in cui presenta tutto il suo la sua visione dello yoga e tutte le sue attività. E poi è anche membro di un'organizzazione internazionale che cerca di regolamentare il mondo dello yoga, di proporre degli schemi e quindi di verificare che i corsi di formazione per insegnanti di yoga rientrano in questi schemi, una specie di normalizzazione dello yoga. Quindi c'è anche un dibattito aperto sul che cos'è esattamente lo yoga. Ma adesso vediamo che cos'è lo yoga. Ecco, noi quando citiamo Wikipedia non è che vogliamo dire che Wikipedia è la massima autorità per dire che cos'è lo yoga, ma è più o meno, come si dice, quello che può sapere la pubblica opinione su questo argomento, quindi un punto di vista magari diffuso. Vediamo che Wikipedia dice che attribuisce lo yoga alle religioni originarie dell'India, quindi secondo Wikipedia allo yoga si associano delle pratiche ascetiche e meditative, ma in realtà non è esattamente così, perché il mondo dello yoga prevede una grande quantità di pratiche fisiche, quindi in realtà questo è un punto di vista un po' speciale. Comunque, quello che ci interessa dice che lo yoga, questo che cos'è lo yoga, viene variamente interpretato e disciplinato a seconda della scuola, quindi a noi ci interessa che in realtà non esiste una definizione dello yoga univoca. C'è chi dice, come per esempio Wikipedia, che è un insieme di pratiche ascetiche e meditative, c'è chi invece dice che è una disciplina che produce dei benefici psicofisici. E quindi che cosa succede? Che queste varie interpretazioni si chiamano darshana, cioè punti di vista. Quindi, come alcune persone, alcuni gruppi, alcune scuole vedono lo yoga, che cos'è lo yoga. Quindi noi adesso in questo video poniamo l'attenzione, perché ci interessa per l'argomento specifico, su un punto di vista particolare di un saggio indiano che è molto conosciuto, si chiama Patanjali. Vediamo cosa ci dice Wikipedia su Patanjali. È collocato nel secondo secolo a.C., ma è stato erroneamente identificato con un altro personaggio. Ma la cosa importante è che ha scritto un suo darsana, quindi un suo darsana su che cos'è lo yoga, un testo che è conosciuto come Yoga Sutra di Patanjali. Viene anche conosciuto come Yoga Darsana, perché proprio fa vedere il suo punto di vista. Poi non c'è, diciamo, un'opinione univoca su quando sia vissuto, se sia un personaggio. Fatto sta che esiste questo testo chiamato Yoga Sutra, che da molti viene considerato un punto di riferimento sullo yoga. E andiamo a vedere adesso nel merito di questo testo l'argomento che a noi ci interessa. Quindi vediamo che questo Yoga Sutra è scritto in sanscrito, in alfabeto Devanagari. E sono dei brevi aforismi che nella lingua originale sono estremamente compatti, e quindi non è facile l'interpretazione di questi aforismi o sutra, come vengono chiamati. Per esempio, vediamo che
l'aforisma numero uno, il sutra 1, diciamo, ha un significato abbastanza semplice. Diciamo, adesso parliamo dello yoga. Quindi, però già dal sutra numero 2 vediamo che fioriscono una serie di interpretazioni. Ecco, quindi, che cos'è lo yoga? Yoga Sutra 2 dice che cos'è lo yoga. Lo yoga è Sitta Vritti Nirodha. Quindi diciamo che Sitta sarebbe la mente o la coscienza. Quindi vediamo qui varie interpretazioni, alcune provenienti dal Brasile, di varie scuole, altre abbiamo preso dal sito yoga.it, oppure abbiamo proposto questa linea Giacobbe, una traslitterazione. Traslitterazione significa che vengono semplicemente tradotti le parole senza poi per forza costruire una frase di senso compiuto, e quindi diciamo che c'è già un'interpretazione, perché la traduzione delle parole c'è una sua interpretazione. Quindi la parola citta viene normalmente interpretato come o mente o coscienza. Quindi, il problema sorge nella parola vritti. Quindi vritti vengono variamente interpretati o come mezzi di espressione, instabilità o modificazioni, e nirodha è soppressione o riduzione. Quindi sostanzialmente vediamo le varie, per esempio yoga.it, lo yoga è la soppressione delle modificazioni della mente. Quindi questo traduttore, questa interpretazione dà priorità che la mente ha delle alterazioni, delle modificazioni. Vediamo per esempio che degli autori brasiliani, per esempio, lo yoga è il raccogliamento dei mezzi di espressione della mente. Oppure un altro autore dice: lo yoga è la soppressione della instabilità della coscienza. E invece la traslitterazione dice: dello yoga mente, modificazioni, inibizione. Quindi in realtà c'è una interpretazione varia. Ecco, vediamo un po' però di ricondurci al nostro schema che portiamo avanti nella nostra trattazione. Quindi vediamo che il nostro essere, rappresentato da questi simboli, può essere suddiviso in due parti: citta, la mente o la parte materiale della nostra coscienza, o l'ego inferiore, che diciamo la pratica dello yoga tende a contenere. Quindi qua si capisce perché affermiamo questo, perché la pratica dello yoga tende a far emergere Purusha, che è la parte extrafisica, attraverso il contenimento delle attività della mente. Quindi diciamo un punto di vista diciamo molto condiviso è che quindi ci sono le pratiche di meditazione tenderebbero a mettere in atto questo esercizio per far emergere un'altra parte del nostro essere, e questo viene ribadito dai sutra 3 e 4. Quindi diciamo che quando questo avviene, che quindi l'espressione della mente sono diciamo ridotte, contenute, allora il veggente è nella sua natura essenziale. Quindi la vera natura dell'uomo sarebbe non con la coscienza nella mente, ma con la coscienza in Purusha. Invece nello stato normale la persona si identifica con la mente e con le sue modificazioni. Quindi sostanzialmente tendiamo a identificarci con questa mente. Invece l'esercizio dello yoga deve portare l'identificazione in questo nostro ego superiore, come viene chiamato. Ecco, però c'è una parte, diciamo un sutra 41, che dà particolare diciamo enfasi al discorso delle modificazioni. Quindi a noi ci interessa questo aspetto specifico. Purtroppo diciamo qui le interpretazioni andando avanti nei sutra si riducono, quindi noi cerchiamo di capire di che cosa parla appoggiandosi alla traslitterazione. Quindi se noi prendiamo la traslitterazione
di colui che le cui modificazioni mentali sono state annullate, trasparente come cristallo, conoscente, conoscenza, oggetti conosciuti su cui poggia assunzione della forma fusione. Quindi noi come cerchiamo di costruire questa frase? Che colui che ha annullato le deformazioni della mente, quello che lui percepisce è effettivamente aderente a quello che è la realtà, quindi la sua percezione è come un cristallo, quindi gli oggetti percepiti corrispondono a quelli che sono diciamo le cose reali. E quindi diciamo che cosa porta questa interpretazione di questo sutra? Che emerge una interpretazione psicoanalitica, quindi che cosa sarebbero queste modificazioni della mente? Le modificazioni prodotte dall'inconscio. Quindi quale sarebbe la conclusione? Che siccome l'inconscio risiede nella parte fisica, in citta, trasferendo la coscienza nella parte extrafisica, purusha, ci si libera dalle aberrazioni prodotte dall'inconscio. E questa diciamo che è una nuova visione. Quindi riassumiamo, la visione classica è contenere le attività della mente nel senso generico, quindi qui abbiamo pratiche di rilassamento, di vari tipi di meditazione che pongono in atto questo contenimento. Qui invece è una visione alternativa, e l'obiettivo è quindi abolire le deformazioni provocate dall'inconscio. E qui entriamo nella nostra proposta, le alterazioni della percezione sono prodotte dalle influenze mentali, quindi agendo queste influenze mentali sul piano fisico, trasferendo la coscienza sul piano purusha extrafisico, le modificazioni della percezione prodotte dalle influenze mentali non riescono più a attingersi. Ma vediamo, cerchiamo di mettere in pratica cosa sono queste alterazioni della percezione. Vabbè, il caso classico è conosciuto da tutti, è il famoso bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, quindi diciamo a parità di realtà oggettiva la mente può percepire la stessa realtà come un qualcosa di positivo oppure un qualcosa di negativo, il famoso bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Quindi è ovvio che questa alterazione della percezione può portare a tutta una serie di disagi di vita dell'essere, di depressione oppure di ottimismo e di entusiasmo. E questa diciamo variazione può essere prodotta semplicemente da alterazione di come noi percepiamo la realtà. Quindi ecco come o le influenze mentali o l'inconscio, a seconda di come vengono viste, oppure tutte e due, perché non è che uno esclude l'altro, potrebbero fortemente affliggere il nostro stato mentale di entusiasmo o di depressione.